tutti insieme per le vacanze estive, a volte tante ore non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette e trucche, ma spero che ritorni presto nella del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto nella del cinghiale bianco. Iniziamo così, volevamo fare una sfumata bella tranquilla, però c'è un bimbo che è stato chiamato per l'esordio di questa serata. Ha detto: mamma, ma possiamo avere un presentatore piccolino? Lui è arrivato qui perché vuole introdurre lui questa serata e quindi dobbiamo dargli il microfono. Di che parliamo stasera? Battiano. L'ha detto un po', ma Battiano. Dai. Allora, fai conto che tu sei il presentatore, come inizi stasera? Dici... Come ti chiami? Lui lo dice dopo, però come inizi la serata? Dici, signore e signori? Signore e signori? Buonasera. 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 Allora, tu ti chiami? Già hai un futuro da conduttore e allora ti possiamo lasciare la tua mamma? L'abbiamo battezzato. Dove sta la tua mamma? Se non resti con noi, Tu mi metto vicino al professore? Ah, è lì. La mamma ha detto sì. Lo potete tenere un pochino così si allenava di più, però invece no, lo lasciamo lì, ma magari darà i saluti finali. Vieni qua, assessore, noi abbiamo una serata nel filone di intorno ai grandi miti, che è una cosa che ogni tanto facciamo, celebriamo un anno e più, insomma a maggio dello scorso anno. Sapete che è venuto a mancare questo grande autore, abbiamo spesso celebrato cantautori attraverso testimonianze eccetera. Un giorno abbiamo visto questo libro sulla spiritualità di Battiato, non è un libro qualsiasi sulla biografia, sulla intensità inespressa, spesso magari su quelle cose, su quelle pieghe nei testi di canzoni che soprattutto un enigmatico come Battiato noi non ci riusciamo a spiegare. Per esempio l'era del cinghiale bianco, adesso l'abbiamo messo all'introduzione, che è uno dei primi, il primo grande successo forse vero di Battiato, ma che è l'era del cinghiale bianco? Eppure ho visto che dietro questo ci sono tutta una serie celtico, un mondo ritrovato dalla spiritualità, dagli studi mistici che questo grande personaggio ha fatto. E chi poteva darci
una serata del genere se non colui che ha studiato come teologo della spiritualità delle religioni, esperto in tutto questo, il professore Enrico Impalà, eccolo lì. E partendo da lui, che è venuto con un lungo viaggio da Milano, siciliano di origini, lui, ed è arrivato qui da Milano, proprio come Battiato, perché siciliano d'origine, poi è stato a lungo nel giro di Gaber, quella lì, insomma, su Milano, e ci doveva essere anche un viaggio nel mondo della musica di Battiato. Questo viaggio nel mondo della musica, noi questa sera lo facciamo non con un personaggio qualsiasi, ma con un attore che studia filosofia, che studia gli autori, che quando fa, interpreta, prima di interpretare veramente entra nell'essenza mistica, possiamo dire, dei personaggi. Intanto nella grande napoletanità, e l'abbiamo già visto qui, fate un applauso da Gianni Aversano, e poi ci arriva con una grande interpretazione. Vieni tu, soltanto per un'introduzione, assessore, abbiamo una serata importante, ma tutta una serie di altre serate che ci aspettano in questo fine settimana, fino ad arrivare a domenica con la musica classica, come al solito variegate queste cose in Piazza Cota, che ieri ha dato Francesca Varesca, che pur doveva stare con noi stasera, non so se ci fa una sorpresa, però vabbè. Al momento no, può darsi, ci fa una sorpresa, appare. Tu credi ai miracoli, io sono un credente, io credo. No, niente, soltanto giustamente, in tutte cose tu che hai già, no, hai detto tutto tu. È chiaro che noi siamo su questa scia di questi, dei grandi miti, abbiamo, insomma, dei miti anche quelli più di passione sportiva, come il grande Maradona, insomma, che ovviamente sapete ce l'abbiamo nel DNA, insomma. Con Ricky Tognazzi abbiamo parlato, anche perché quest'anno ricorre ogni 100 anni dalla nascita di Ugo e di altri grandi straordinari attori come Gasman, insomma, Adolfo Ceri e tanta. Insomma, voglio dire, qui entriamo perfettamente con Battiato, questo straordinario. E la cosa importante che diceva Giacomo, quindi ecco, tutta la curiosità è qui nel andare a scoprire, a guardare e a conoscere Battiato sotto una chiave diversa. Attraverso le canzoni possiamo interpretare quella che è la sua spiritualità, che poi è una spiritualità molto aperta al mondo. Ed ha cominciato con questo suo percorso, e devo dire che anche alla fine è stato anche accompagnato con un percorso spirituale, anche nell'attraversare, no? Per andare dall'altra parte. Quindi è un libro che ci ha intrigato subito dal primo momento, quindi che cerchiamo, ecco, delle chiavi di lettura particolari. E poi ringrazio Gianni Aversano, che avete già avuto modo di conoscere, perché è talmente un artista a 360 gradi che è praticamente in grado di spaziare da Fama Pittà, dal pennello di Raffaello, alla sensibilità e alla spiritualità e alla voce di Battiato. Quindi avremo molto io personalmente molto da imparare, ad approfondire, anche perché amo molto Battiato, proviamo anche molte volte anche a cantarlo, ma probabilmente entrando in questo libro probabilmente lo canteremo in modo diverso, no? Con una spiritualità in più. Grazie, buon ascolto. Giacomo, prego. Okay. Allora, professor Impalà, abbiamo detto, ha fatto un prologo, però Battiato è difficile proprio anche da definire, da identificare, un eclettico, un poliedrico, ma soprattutto senza una religione precisa, senza un partito. Tutti hanno provato a dargli un'etichetta, ma non ce l'ha. È uno dei personaggi veramente inidentificabili, è vero? È verissimo. Buonasera a tutti, ben arrivati. Grazie per la bella presenza, per questo posto splendido. Meraviglioso, meraviglioso. Penso che qui abbiamo le eccellenze sia della natura che delle grandi personalità italiane, quindi sono fiero di essere qui in questo posto, in questo momento, soprattutto a parlare di Franco Battiato. Franco Battiato è sicuramente un dono per l'Italia tutta intera. Quando noi ci lamentiamo dell'Italia, delle cose che non vanno bene, forse ci dimentichiamo di avere queste personalità così preziose, ed è un vanto essere italiani. E Franco Battiato lo ha dimostrato in tutta la sua esistenza, un'esistenza che è stata straordinariamente piena,
Perché ho scritto questo libro su Franco Battiato? Perché sì, in quanto teologo sono sempre rimasto colpito dalle sue canzoni, ma in particolare sull'onda di un'emozione, il fatto della sua morte. Alla sua morte ho sentito un vuoto, ho detto adesso Battiato non c'è più. E questo è stato molto forte. Allora ho provato a fare una cosa che di solito si fa anche con le persone care, si fa memoria, si provano a mettere insieme. Io per esempio sono andato a prendere subito i vinili che avevo in casa, me li sono ascoltati quel giorno lì, quel 18 maggio, e è stato un momento emozionante risentire la sua voce, dire sì è morto però starà sempre con noi. E da lì poi la domanda, ma che cosa avrà voluto dire? Chi era Franco Battiato? Perché ti viene voglia di scoprire un po' di più. Io mi ricordo anche un'intervista che è stata fatta a PIF, che ha fatto un programma su Franco Battiato, dicendo io ho solo questo rammarico, una volta mi sono trovato in corridoio con Franco Battiato dietro le quinte di una trasmissione. Mi sono avvicinato a Franco e gli ho detto io con i miei miti non parlo, e me ne sono andato via e poi non gli ho più parlato. E allora a quel punto ho detto adesso voglio conoscere Franco Battiato, e alla sua morte si è messo a contattare, a sentire un po' tutte queste gli amici, le amiche di Franco Battiato. La stessa cosa ho fatto io fondamentalmente, quindi mi sono messo in ricerca. Ho incominciato a sentire delle persone, per esempio il suo batterista storico che abita a Rescaldina, nell'internat milanese. Sono andato a rintracciarlo, lui ha quasi una specie di museo. Poi si è messo a fare anche un concerto per me, per questo evento, per il libro. Persone semi sconosciute che hanno incontrato Battiato in particolari momenti della vita, e tutti mi hanno detto la stessa cosa di lui, cosa che diremo questa sera. Intanto iniziamo con una bellissima canzone, in una estate, facciamo così, in un'estate in una spiaggia solitaria, no? Summer on a solitary beach. Le canzoni di Battiato permettono di far cantare tutti nella parte dei violini, perché lo si fa a bocca chiusa, così c'è chi ha vergogna magari di cantare, invece a bocca chiusa nemmeno ce ne accorgiamo. Quindi provatelo a fare queste cose qui quando capiteranno, come questo motivetto famoso qui. Solitaria, e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto, e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Copriva le distanze e l'aria delle cose diventava irreale. Mare, 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 voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Portami lontano sulle onde.
on a solitary beach. Against the sea, Le Grand Hotel Cigar Magique. Mentre lontano un minatore bruno tornava. Mare, 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 voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Sano, strepitoso, e questo avete visto come si riesce a dare un'interpretazione magnifica di una canzone, peraltro che è composta su due accordi. Questa è la grandezza di una canzone epocale, però su due accordi che danno un qualcosa di semplice ma estremamente intenso, no, professore? E poi c'è il leopardo. C'è il mare, c'è il caldo, ma c'è anche altro, no? Sì, sì, infatti il cinema all'aperto mi ricorda il cinema che si fa qui. Anche ieri c'era cinema all'aperto. Ma tutto torna, professore. Sì, tutto torna, infatti è proprio come tornatore, no? Nuovo cinema paradiso. Allora, nelle canzoni di Battiato ci sono tantissimi riferimenti. Gianni in effetti a un certo punto dice come leopardi. Mare, mare, portami a naufragare a un certo punto, no? E me dolce... naufragare in questo mare, naufragarmi dolce, naufragare in questo mare. Allora, e questa cosa di un Battiato che riprende questo, la cultura italiana, ma anche la sua esperienza anche da bambino. Per esempio, a un certo punto cita questo cinema all'aperto. E lui a Ionia, che è Riposto, il suo paese dove è nato, c'è l'Arena Giardino, che è uno storico cinema all'aperto. E lui si ricorda della sua infanzia. E nelle sue canzoni c'è sempre qualcosa che apre ad altro. Per esempio, a un certo punto c'è Un minatore bruno tornava. E questo è un riferimento ad una canzone di Claudio Villa, indimenticato cantante, la canzone che si intitola Miniera, e il testo fa così: in ogni bettola messicana ballano tutti al suono della vaiana, vien di lontano un canto così accorato, e il minatore bruno laggiù emigrato, la sua canzone è il canto di un esiliato. Quindi canzoni anche così, da, come dire, quasi canzonette popolari che poi ti rimangono in testa, in realtà raccontano una storia di emigrati. Ed è la storia di Battiato, che è un siciliano che deve emigrare per far vivere la sua musica, la sua arte. E prima era stato citato anche Gaber, Ombretta Colli, tutto quell'ambiente un po' particolare che voi conoscete. Caterina Caselli anche, in una trasmissione televisiva, cambia il nome a Battiato, lo chiama Franco perché non poteva chiamarlo Francesco, perché lui si chiamava Francesco, perché c'era un altro cantante esordiente in quella stessa puntata che era Francesco Guccini, e lo hanno detto: uno lo chiamiamo Franco, l'altro gli rimane Francesco. E Franco ha detto: da quel momento sono rimasto Franco anche per tutti i miei parenti, tutti mi hanno sempre chiamato Franco. E lui cambia radicalmente, diventa appunto un siciliano da altre parti, è anche molto introverso, però è spiritoso, fa delle battute, dice delle cose, rimane sempre molto ironico. Però dovete immaginarvi la fragilità di un giovane
non tanto bello, diciamolo, non tanto bello, un po' introverso, che fa l'artista e che deve un po' arrangiarsi in quel mondo con pochissimi soldi. Sicuramente ha dei momenti di grave difficoltà nello stare al mondo, quindi anche i suoi amici ogni tanto lo vedono un po' triste, lo vedono un po' per conto proprio. C'era qualcuno, per esempio, ad alcune feste in casa di Giorgio Gaber, lui si metteva al pianoforte e suonava una nota e basta. Andava avanti anche per 2 ore a suonare una nota, vestito di nero, sempre su quella nota. Quindi dobbiamo immaginarsi un personaggio che ha un mondo anche un po' tutto suo, un po' particolare, e che vive un periodo interessante, come sono gli anni 70, di musica progressiva, ma anche di eccessi assoluti. E io adesso vorrei ascoltare con voi una canzone che si intitola L'ombra della luce, perché dice molto su ombra che c'è comunque all'interno di una personalità luminosa come Battiato. Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente. Quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonarmi mai. Vibrante intesa di tutti i sensi in festa, sono solo l'ombra della luce.
Questo personaggio che compare qui penso che possa dire qualcosa a proposito delle ispirazioni. Questo brano è arrivato dopo 6 mesi di meditazione profonda, no? Di un periodo particolare, dice la luce della mia produzione, questa stessa musica. E Gurdjieff, Ivanovic, Giorgio Ivanovic Gurdjieff, è l'ispiratore profondo di queste tensioni mistiche, no? Sì, come già preannunciato qui, noi abbiamo questi grandi personaggi, come dire, abbastanza sconosciuti al grande pubblico, che invece sono molto conosciuti da Battiato e da tutto il circolo che gira attorno alle edizioni Adelphi, perché sono grandi autori che poi sono stati pubblicati da quelle edizioni. Tanto che appunto Battiato giocava a poker i libri degli Adelphi insieme con Calasso e con Fleur Jaggi, che era la moglie di Calasso, direttore e fondatore delle edizioni Adelphi. E Gurdjieff in effetti è un elemento importante. Questa canzone è una canzone che però fa riferimento al mondo tibetano, il buddismo tibetano, e dove ci sono dei regni di quiete e dove si sosta per del tempo. C'è il bardo innanzitutto, in questa zona dove si sosta dopo la morte per potersi poi reincarnare, ma qui noi abbiamo un Battiato che è già più anziano, non è giovane. Da giovane queste cose ancora non le pensava. Con Gurdjieff e con questi ricercatori della verità entra a far parte effettivamente nel 77. Ma prima di allora succedono cose. Innanzitutto volevo leggervi qualcosa di Battiato sul senso della vita, perché ascoltare le sue parole secondo me è fondamentale. Nel libro voi troverete una prima parte che è sempre un discorso di Battiato e sentirete che le cose vengono ripetute in diverse età della vita. Ci sono dei concetti che ritornano spessissimo. Il senso della nostra esistenza terrena è quello di crescere, diventare esseri completi e ritornare all'unità. In questa visione si uniscono due mondi, est e ovest, mistici e scienziati, e persino viaggiatori astrali. Viaggi astrali ne facciamo tutti, ma non siamo in grado di accorgercene. Molti cristiani, in fondo, la pensano come i buddisti, e viceversa. Mi dispiace che la Chiesa tradizionale non voglia tenere in debito conto alcuni fenomeni, come le esperienze di San Giovanni della Croce o quelle di Santa Teresa d'Avila, che levitava. La fede non significa niente. Bisogna avere esperienza diretta delle cose. Io ho avuto molte esperienze mistiche, sin dagli anni 70, ma non le racconto perché la gente non è preparata. Ed è interessante perché in effetti quel Battiato che suonava quella stessa nota, sempre lì, cupo, in realtà stava vivendo delle esperienze mistiche. Non solo, era anche molto timido. Lui non, di per sé non avrebbe voluto fare il cantante. L'ha sentito quasi come un dovere. Io devo diventare cantante perché so, mi è stato detto che devo farlo. Qui entriamo in un mondo tutto un po' particolare, è stranino in effetti, però chi sa, chi conosce, diciamo così, il linguaggio mistico sa che è un linguaggio esperienziale, bisogna fare esperienza. Una delle parole importanti nel linguaggio mistico è gustare. Ecco, Battiato ha gustato la vita sempre. C'è stato però un momento di grave difficoltà, adesso ve lo racconto. Ed è il momento centrale, possiamo dire il cuore dell'esperienza critica di Battiato.
Allora lui con i primi album stranamente fa successo. A un certo punto, con degli album sperimentali al massimo, come Fetus, diventa un personaggio. E diventa un personaggio di rottura, tanto che il suo, diciamo così, il suo impresario, quello che gli preparava anche le pubblicità, approfitta del fatto che Battiato dà fastidio con la sua musica, perché è musica stridente, musica assurda, è musica che ti rovina i timpani. Ne approfitta e fa dei cartelloni pubblicitari scrivendo: volete uccidere Battiato, venite al suo concerto. Quindi c'erano i concerti pieni così di gente che difendeva Battiato e gente che voleva ucciderlo. E, un personaggio tutto eccentrico. Sul palco succedono cose, a un certo punto ci sono anche si travestono, portano degli oggetti, i musicisti non si accorgono più di niente, suonano all'impazzata, ci sono dei cavi elettrici che bruciano la schiena di Battiato e lui non se ne accorge neanche. Cioè succedono cose, la gente nel pubblico si mena, fa cose incredibili. All'apice del successo Battiato entra in crisi, in una crisi profonda, in una crisi nera, perché non vuole il successo, non gli interessa e comprende che quella cosa gli sta rubando l'anima. E allora fa una cosa un po' strana, fugge. Vi leggo un suo passo in cui spiega questa cosa, che è interessante. Fuggì lontano. Una volta a New York provai un'attrazione fortissima a buttarmi sotto la metro. L'idea del mio corpo che si sfracellava mi inebriava. Un secondo prima di farlo mi afferrai a un palo vicino a me. Per un mese, tutti i giorni, ho combattuto col suicidio. Di notte lievitavo, diventavo masse di colori, di giorno mi sentivo portare via. Mentre camminavo mi sentivo attratto come un piccolo ferro da una grande calamita. Oppure mi sentivo spegnere, come se a un tratto mi togliessero i contatti o la corrente. Una notte ero sicuro di morire, più del solito. Giunto al massimo, mi lasciai andare, accettando tranquillamente l'idea della morte, quando all'improvviso cominciai a sentire un'energia inequivocabile che, partendo dalla testa, si stabilizzò presto su tutto il corpo, portandomi una serenità e una gioia che non immaginavo neanche potessero esistere. Da quel momento vado allo psichiatra, che gli dà dei farmaci, e lui prende i farmaci, li butta nel cestino e dice: io non devo assumere farmaci, ma devo trovare un senso nella mia esistenza. E da quel momento in poi incomincia il cammino di ricerca. Possiamo ascoltare un'altra canzone? Passiamo dal caldo di prima a 30 gradi sotto zero. Sì. Prospettiva Agneschi, prospettiva Agneschi. Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili. A tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. Fuochi delle guardie rossi accesi per scacciare i lupi e vecchi corosari. E intorno ai fuochi delle guardie rossi accesi per scacciare i lupi e vecchi corosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse e si uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nigino.
di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicino alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nieschi, per caso incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti, per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti, per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, luce fioca di candele, lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Questa era l'aspettiva Nieschi, poi era una strada di San Pietroburgo, mi pare, no? Quindi, e poi questa è una canzone che fa da parallelismo anche all'altro, Alexander Platt. Sono canzoni che hanno, ritornano in quel discorso di impossibilità di identificare anche l'ideologia di Battiato in qualche maniera. E poi c'era questo amico suo, questo lo conosce, no? Manlio Scalambro, che poi lui ha scritto insieme, ha ispirato tante canzoni di Battiato. Sì, sì, abbiamo Manlio Scalambro, un grande filosofo, e qui abbiamo un altro filosofo. Sì, perché Gianni Aversano è un filosofo. Insegna filosofia, ma fa ci sono delle meravigliose cose che fa dal livello anche teatrale, ma soprattutto degli studi che mischiano insieme la grande musica. No, è una chiosa, lasciamo così, con l'applauso del pubblico. Ma sì, Gianni Aversano che è già stato qui. Filosofia e musica si sposano sempre bene, stasera stiamo facendo questo. Prego. Ecco, così almeno l'abbiamo fatto arrossire. E comunque, in effetti, Prospettiva Nieschi è una canzone un po' strana, perché sembra che inneggi anche ad una certa visione di un socialismo realizzato. Qui noi stiamo parlando della nuova politica economica di Lenin. È interessante perché quel periodo lì forse non si è conosciuto, non è stato, come dire, affrontato bene, conosciuto bene anche nei libri di storia, perché si passa quasi immediatamente a Stalin. Ma la cosa particolare è che Battiato fa questa canzone in un periodo in cui noi abbiamo una visione thatcheriana, in cui la destra nel mondo è più forte, no? Ecco, Battiato è sempre un bastian contrario, lui deve andare contro, ma ci va contro a ragion veduta, non ha timore anche di esprimere delle proprie idee, appunto, e non è inquadrabile in nessun partito. I radicali dicono che Battiato è stato radicale, quelli di sinistra che Battiato è di sinistra, in alcuni raduni di estrema destra si inneggia Battiato, ma non si riesce a capire bene perché. E via dicendo, ognuno vuole Battiato, il centro, un tempo. Ha fatto l'assessore, però, Battiato. Ha fatto anche l'assessore. Si è pentito malamente di questa esperienza. Sì, sei mesi ha detto completamente buttati via, e della sua vita, sono stati i sei mesi più inutili della mia vita, però aveva provato questa sua idealità a immetterla in un territorio e, come dire, a far rivivere un territorio, ma ahimè, si è dovuto scontrare con dei poteri non solo forti, ma di altra natura. E comunque, tornando a noi, Battiato, su Prospettiva Nieschi, a un certo punto mi ha fatto ridere, perché dice: a volte scrivi per divertirti,
altre ti interroghi sulla spiritualità. Infatti questa sera noi ascolteremo sia canzoni un po' spirituali, intense, via dicendo, come anche delle canzoni che tutti noi attendiamo, tanto per fare i corretti, no? E se devo razionalizzare il mio percorso, dice Battiato, non mi va di nascondere la verità. Ai tempi di Prospettiva Agnieschi non ero convinto del testo. Ho scritto quella canzone tutta di seguito e poi la feci sentire a Giusto Pio, che era quello che suonava il violino, l'abbiamo visto all'inizio, e gli arrangiava le canzoni. E Giusto Pio dice: ma è bellissima! Esclamò. Io ero scettico. Cercavo di convincerlo. Sicuro? A me sembra una cazzata. Fu lui a spingermi a inciderla. Fosse stato per me, sarebbe finito nella spazzatura. Quindi Battiato è estremamente critico anche dei suoi testi, delle sue visioni. Per fortuna ha degli amici. Ecco, una cosa che ho capito è questa. Tutti quelli che hanno collaborato con Battiato non sono mai stati trattati da musicisti, collaboratori, tecnici, ma da amici, e sono diventati una famiglia. Questa è una cosa fondamentale. Battiato sta cercando un senso nella sua vita, e il senso della vita è per lui, lo vedremo anche dopo, amare. E quindi anche i suoi collaboratori sono persone che lui ama e rispetta fino in fondo. Questo è uno di questi, no? Giusto Pio. Giusto. E poi questa canzone è stata presa anche da Alice, una delle sue muse, una delle sue cantanti. Abbiamo fatto di Alice, facciamo vedere la mitica Alice, vediamo se arriva dalla regia. Eccola qui, Alice. Per Elisa. Esatto. Questa canzone ha vinto Sanremo per Elisa, no? Sanremo, certo. Ed è eccezionale Alice, io l'ho sentita cantare dal vivo, è meravigliosa, veramente. È ancora brava, è un'emozione unica a sentirla. E Alice che cosa fa? Mentre Battiato non metteva mai questa canzone, Prospettiva Agnieschi, nei suoi concerti, Alice gli chiede di poterla mettere in un suo album, la interpreta e Battiato ne rimane entusiasta, estasiato, dice: ma che bella questa canzone, ma l'ho scritta io. E allora da quel momento poi la canta sempre in tutti i suoi concerti, l'aveva cantata sempre nei suoi concerti. Questo per vedere com'è il personaggio Battiato. È un personaggio con una crisi esistenziale notevole, una ricerca in atto, tanto che si porta in Oriente. Qualcuno dice che è diventato islamico, qualcuno dice che è diventato buddista, qualcuno dice che è rimasto cristiano, e dopo vedremo perché si dicono anche queste cose qui. In realtà Battiato è Battiato. Questo l'abbiamo detto all'inizio, lo diciamo ancora e lo ripeteremo ancora. Battiato è Battiato. È una, come dire, tutti possono mangiare di questo Battiato, ognuno a modo proprio, tutti possono gustare Battiato, chi per le canzoni popolari, chi per la sua ricerca di spiritualità, chi, ognuno ha il suo Battiato. Sempre una ricerca di amore, sì. Quindi c'è una canzone che sta arrivando, no, su questo, la sua grande ricerca continua nella direzione dell'amore, la canzone che sta arrivando, che è E ti vengo a cercare. La potrebbe cantare anche Gianni, ma gli mettiamo questa. No, e vabbè, poi un'altra volta, indietro le quinte facciamo una cosa. Un applauso a Gianni Aversano, l'altro Gianni. Thank you.
cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane. Scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Difficilissimi da interpretare chitarra e voce così, con enfasi teatrale, solo così si può fare. Le melodie sono sempre atipiche, e a parte i toni anche le parole, questo intreccio di un linguaggio particolarissimo che ha solo Battiato, credo che sia l'autore più difficile da interpretare. In assoluto. Chi ha provato a fare delle cover di Battiato in realtà fa altro, infatti io ammiro Gianni che ci sta proponendo qualcosa di unico, ci dà delle atmosfere, delle emozioni che ci riportano a Battiato. Anche i suoi amici, i suoi, come dire, collaboratori, quando provavano magari per conto loro a fare qualche cosa di Battiato, dicevano: scusateci, ecco, noi non siamo Battiato. Ed è veramente impressionante, è unico. Tanto che la sua voce, lo vedremo dopo in una canzone molto conosciuta, tanto che la sua voce qualcuno dice che è terapeutica, cioè che cura, ed è impressionante. Per quanto riguarda questa canzone, Ti vengo a cercare, un album bellissimo di Fisionomica dell'88, noi lo troveremo anche in alcuni film, c'è cioè Palombella Rossa per esempio di Nanni Moretti, dove c'è questa canzone in una maniera forte, abbastanza forte, e c'era stato un incontro tra Nanni Moretti e Battiato, con anche Sgalambro, c'era stato un incontro nel luogo di ritrovo di Nanni Moretti, che era il suo cinema Sacher, e è stata una serata pazzesca perché Nanni Moretti faceva un po' il gigione e prendeva in giro Battiato provava a dire delle cose serie e Nanni Moretti incitava anche il suo pubblico, diceva: qui Battiato vuol fare il Battiato, Sgalambro. E allora a questo punto Moretti fa il Moretti, no, così. E ha passato una serata abbastanza pesante Battiato, però lui ha sempre detto: io non voglio male a nessuno, un po' questo stile buddista gli è rimasto sempre, non giudico nessuno, non voglio male a nessuno. Però c'è stata un'intervista una volta a un giornale francese, gli hanno detto: ma quel film lì, quel film di Moretti, bello, molto bello,
tranne quando compare Moretti, sì. Quando compare Moretti lui è un po' egocentrico. Un po' egocentrico, così. E, però è interessante vedere come Battiato è stato ripreso anche nella cultura cinematografica. Tanto che Battiato a un certo punto si appassiona e diventa un regista. E diventa un bravo regista, direi. Qualcuno del suo gruppo gli dice: ma cosa ti butti anche a fare il regista? Non hai la capacità. E lui dice: ma cosa importa? L'importante è iniziare. Tu inizi e poi la tecnica la apprendi sul campo. E questo l'ha sempre fatto. Il suo amico Gianni Morandi diceva: in effetti Battiato ha sempre fatto così. Lui si impegnava in una cosa, per esempio ha voluto suonare il violino, è diventato capace di suonare il violino in modo eccellente. Perché di film ne ha fatti tre poi alla fine, almeno, no? Anche sì. Quattro. Solo l'assessore, mi spiace, quello è una cosa che proprio... È un destino. Vabbè. Ha fatto l'ho tre... Battiato io perché ha fatto di tutto. Sì, anche fa... pittore. Anche pittore. Pittore. Ha fatto il pittore, certo, tre film, documentarista... ha fatto di tutto, nell'arte si è lanciato in tutti i modi possibili e immaginabili. Morandi diceva anche, è interessante perché ha provato non solo a fare il regista, suonava benissimo il pianoforte anche, ma a un certo punto l'hanno sfidato a giocare a biliardo e lui non era capace. Ha incominciato, ha detto: ma qui come si gioca? Io non so giocare, non sono capace. Allora si è accanito ed è diventato un professionista del biliardo. Ecco, Battiato era così, cioè si lanciava fino in fondo, anima e corpo, dentro in tutti i progetti. E avrà trovato nel biliardo un centro di gravità permanente, che adesso glielo facciamo fare a lui. Glielo facciamo. Adesso, sì, adesso facciamo centro di gravità permanente. No, volevo dire prima una cosa sul... e ti vengo a cercare... E a un certo punto dice: mi imprigiona a te, e lui lì cita quasi una poesia di Paul Éluard, non verremo alla meta ad uno, e dice così: non verremo alla meta ad uno, ma a due, se ci conosceremo a due, noi ci conosceremo tutti, noi ci ameremo tutti, e i figli un giorno rideranno della leggenda nera dove un uomo lacrima in solitudine. Bene, e adesso ascoltiamo una canzone che si intitola Centro di gravità permanente, che poi vi spiegherò passo passo. Raccogliere ortiche
loro la noia italiana, il free jazz funk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Un'esegesi quasi da Divina Commedia adesso, no? Nostro... Sì, no, allora facciamo una cosa un po' breve, invece di raccontarvi tutto, due cose su questa canzone. La prima, effettivamente dei gesuiti euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori. C'è un falso qui dentro, lei dice nel libro. Sì, certo, sì, sì, c'è un falso che però ci sta benissimo, è un falso che è perfetto. Battiato sta citando un personaggio storico che si chiama Matteo Ricci. Matteo Ricci, che è nato a Macerata, poi muore a Pechino nel 1610 ed è un punto di svolta, diciamo così, per la missione dei gesuiti in Cina. Uno dei concetti base di Matteo Ricci è quello dell'amicizia. Battiato, quando cita i gesuiti, sta parlando dell'amicizia. Sta parlando dell'amicizia tra i popoli. È impressionante questa cosa, perché la sua cultura, la cultura di Battiato, è straordinaria nella musica pop. Lui intanto, Battiato, ha fatto già tante ricerche, vi dicevo prima, sta cercando un senso nell'esistenza, nella propria vita, e questo senso lo trova in Oriente, ma lo trova anche a casa propria, cioè nella religione cristiana. E nei gesuiti lui vede qualcosa di importante. Questo trattato di Matteo Ricci sull'amicizia è la base per stare nel mondo. Ci deve essere l'amicizia dei popoli. Battiato questa cosa l'ha detta in tutti i modi. Per esempio, ha fatto a un certo punto un concerto a Baghdad. Lui personalmente è andato a portare un messaggio di pace in un Iraq completamente distrutto dopo la prima guerra del Golfo, e si attendeva una seconda guerra del Golfo, ahimè. Battiato che cosa fa? Contro qualsiasi pregiudizio, perché poi in Occidente si demonizzava Saddam Hussein, veniva visto come il terrorista internazionale numero uno, e quindi legato con Al-Qaeda e via dicendo, lui dice: ma la cosa più importante è questo popolo qui sta soffrendo. C'è stata una guerra con l'Iran a nome dell'Occidente, perché erano il nostro portabandiera, Saddam Hussein era il portabandiera dell'Occidente, ed è stato caricato di armi dall'Occidente, che da un giorno con l'altro è diventato il terrorista internazionale numero uno, probabilmente per questioni economiche. Battiato si disinteressa di tutto ciò, va a Baghdad e fa un concerto con i suoi musicisti insieme con l'orchestra di Baghdad, talmente povera che non aveva neanche gli strumenti per suonare, e Battiato dà gli strumenti. Fanno un concerto straordinario, vi prego andate a vederlo, trovatelo in qualche piattaforma,
è un'emozione unica quel concerto. Lì c'è la spiritualità, c'è una spiritualità straordinaria, e Battiato canta anche alcune canzoni in arabo, quindi che ha studiato e via dicendo. Quello che voglio dire è, quando parla di Matteo Ricci, gesuiti, euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare alla corte, parla dell'amicizia tra i popoli, e lui porta questo messaggio di amicizia tra i popoli personalmente. Battiato è una persona vera, c'è sostanza nelle sue canzoni, non c'è soltanto la bellezza musicale, perché lui era un musicista straordinario, non è una bellezza estetica, è una bellezza di senso, e gioca tutta la sua esistenza su queste grandi parole. L'inesattezza è che in realtà Matteo Ricci a un certo punto smette di vestirsi come dei bonzi, perché non può entrare a corte vestito come ma si veste come un intellettuale, come un letterato. Quindi questa è solo un'inesattezza storica, ma per il resto Battiato è incredibile. L'altra cosa è il titolo, Centro di gravità permanente, che poi viene canticchiato. Qui sì, noi abbiamo la filosofia del suo maestro Gurdjieff, che adesso vi leggo. In una Gurdjieff dice: la domanda si riassume dunque così: a partire da che cosa e come un centro di gravità può essere creato? Ed ecco la risposta che possiamo dare: solo la giusta attitudine di un uomo nei riguardi del lavoro, nei riguardi della scuola, il suo giusto apprezzamento del valore del lavoro e la sua comprensione della meccanicità e dell'assurdità di tutto il resto possono creare in lui un centro di gravità permanente. Che cosa dice Battiato? Dice, riprendendo il suo maestro: qui noi dobbiamo lavorare su noi stessi e dobbiamo essere onesti nel nostro lavoro, sia nel luogo di lavoro, sia a scuola, sia in tutti i campi. Eppure noi la cantichiamo come una canzoncina, come si dice, una canzoncina pop, no? Ecco, qui sta la grandezza di Battiato: rendere pop dei concetti straordinariamente difficili. Poi qualcuno si incuriosisce, va a cercare, legge e comprende che cosa voleva dire Battiato. Infatti Battiato è molto regolare nel suo lavoro. I suoi amici dicono: lui a mezzogiorno finiva, a qualsiasi punto della registrazione eravamo, e ci diceva: è ora di pranzo. Si riprendeva alle 3, alle 7 si finiva e diceva: è ora di cena. Questa regolarità, questa onestà anche intellettuale, il rispetto del lavoratore, era perché era convinto attraverso il suo maestro, attraverso la sua spiritualità. Non so se vi state divertendo in questa serata, però spero che riusciate ad avvicinarvi un po' di più a questo maestro. Ma questa è una serata mistica, una serata mistica, eccetera. E va bene così. Ma poi, tra l'altro, c'è adesso il capolavoro storico, una delle più belle canzoni di tutti i tempi, che adesso andiamo ad ascoltare, e che anche quella non sappiamo se è una preghiera, se è un inno all'amore, se è un qualcosa che deriva da questa profonda filosofia. Comunque c'è tante interpretazioni, e dopo ce le spiega. Ma adesso l'intensità è come una preghiera. Alziamo gli occhi al cielo. Gianni vuol dire qualcosa. Mi concedo anche io una riflessione, ma perché porto una testimonianza prima di questa canzone. Io ho incontrato Battiato 3 volte, cioè al di là di tutti i concerti che ho seguito, proprio 3 volte ho potuto dialogare con lui in pubblico, tramite così come no, io dal pubblico e lui. Racconto però le ultime 2 volte. Ero universitario, un integralista cattolico, e lui faceva un incontro nella Basilica di San Lorenzo, incontrava, e le domande a quei tempi erano tutte, si viveva l'occupazione della Pantera, era tutto un po' politico. Ad un certo punto io riesco ad andare al microfono e
e gli faccio questa domanda. Ma quella illuminazione, quell'ombra della luce di cui tu parli, non c'è il rischio di che sia un abbaglio? C'è uno stato di allucinazione, no? Di cui poi uno si persuade. Allora lui disse: ti ringrazio della domanda che riporta il tutto a questo luogo e a quello che io, però ti dico anche questo: prova tu a portarti su un eremo e vivere il silenzio e quel contatto. E questo mi spiazzò, perché è quello che nel libro viene definita l'esperienza del divino, l'esperienza mistica del divino, non l'intuizione. Cioè, la parola esperienza non si riferisce a un intelletto, ma proprio ad uno stato fisico, no? Esistenziale, ecco, esperienza esistenziale del divino. Mi è piaciuta questa definizione, ed è proprio vero. Io che volevo sfidarlo, perché dicevo, sono io che vivo da cattolico quella che è il vero contatto col divino, lui mi rispose proprio con la sua esperienza, senza fare troppi giri. Quando 7-8 anni dopo, sempre a Napoli, ad una grande manifestazione sui libri, non ricordo come si chiama, si faceva la mostra d'oltremare, Galassia Gutenberg, c'era lui, e quindi aveva cantato, eppure lì si deviava perché aveva cantato la canzone di De André, e molti chiedevano: raccontaci di De André. Vabbè, io dissi: maestro, lei tempo fa ha scritto "e ti vengo a cercare perché sto bene con te, perché ho bisogno della tua presenza, perché no, perché in te vedo la mia essenza", e adesso invece scrive "La cura", dove dice "io ti salverò da ogni malinconia, ti proteggerò, supererò le correnti gravitazionali", e dico, è passato come dal cercare Dio al sentirsi Dio. Lui disse: quando si ama si vorrebbe essere Dio per l'amata, è per questo che io mi tiro indietro, perché nell'amore c'è questa gratuità assoluta di un amore che ama senza pretendere nulla, o non è amore. E quindi, vabbè. E quindi questa cosa grande qui... Grande applauso, perché tu stasera sei un essere speciale per noi. Perché se ci riesci a dare l'intensità della cura stasera, con la vibrazione dell'anima di cui sei capace, vai. Stasera veramente Gianni ci sta donando l'esperienza. Lui i personaggi li vive, ma soprattutto, ecco, la cura credo che sia il pezzo più bello della... incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Per i campi
del Tennessee, come vero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di l'aquila i miei suoni, attraversano il mare. Il testo della cura ha avuto diverse interpretazioni. Pare addirittura che una volta una presentatrice disse persino: stupenda quella canzone con quella frase meravigliosa, vagavo per i campi di tennis. Invece del verso di Sgalambro, vagavo per i campi del Tennessee. L'interpretazione autentica è questa. Attenzione, perché poi lo svela, perché tutti chiedono. Abbiamo pensato, io e Manlio Sgalambro, di considerare, come posso dire, che non c'è un solo punto di vista nell'amore, cioè quello sessuale. Ce ne sono di tanti tipi. Questa canzone ha toccato il pubblico femminile, grazie a Dio, perché poi le donne hanno trascinato i maschietti a comprare il disco. E potrebbe essere rivolta a un figlio, a una madre, a una zia, a un parente, a tutte le possibilità, insomma. L'amore come fatto superiore. Il che non vuol dire togliere dall'amore la sfera sessuale, perché ad esempio il sesso tantrico è degno di nota. Non c'è nulla di più mistico dell'amore. In qualche modo le due parole sono l'una la traduzione dell'altra. Allora, questo è Battiato. Alla fine di tutto il suo percorso mistico scopre che l'unica cosa che rimane è l'amore. Lui non riesce, non vuole innamorarsi di una donna, non vuole innamorarsi di una persona, perché gli è successo nell'adolescenza. Nell'adolescenza si è innamorato di una ragazza e a un certo punto questo amore gli ha fatto esplodere il cuore. Non è andato a buon fine e ha detto mai più, mai più. Io non voglio soffrire così tanto, mai più. E ha detto devo cercare anzi di liberarmi dalle mie passioni. Ed entra appunto nel mondo buddista per cercare di liberarsi dalla propria passione, perché ha sofferto troppo per amore, e c'è anche in qualche canzone. Però dice l'unico modo per vivere questa vita è l'amore, non c'è nient'altro. Io ho incontrato padre Bormolini, che è stato il suo amico dell'anima per gli ultimi 7 anni della vita di Battiato. Padre Bormolini, ve lo dico, ve lo consiglio, è una persona tutta da scoprire, straordinario, eccezionale, invitatelo anche, perché è veramente unico, ha una bella barba bianca, sì, è simpaticissimo, lui è un costruttore della parola, nel senso che fisicamente costruisce delle case, e ha vissuto in Oriente per tanto tempo per scoprire come accompagnare le persone alla morte. È un esperto di accompagnamento alla morte, e per sette anni è stato vicino a Battiato. Negli ultimi 7 anni ho parlato con lui a lungo, ho scritto poche cose nel libro, perché lui mi ha detto questo non scriverlo, questo non dirlo, questo è meglio non dirlo, questo è meglio non scriverlo. Dopo 2 orette che chiacchieravamo, dicevo: ma padre, io qualcosa devo pur scrivere. Perché? E lui mi dice: questo scrivilo. Alla fine, quando è morto, Battiato aveva una luce negli occhi che non ho visto a nessun altro.
c'è una questione questa qui sull'amore, mi interessa tanto, perché io ho vissuto un po' l'esperienza al contrario di Battiato, perché io sono stato per un lungo periodo della mia vita come un monaco laico, diciamo. Vivevo una consacrazione e poi sentivo invece l'esigenza della donna, no? L'amore, che quell'amore che l'animale vuole, che mi porto dentro, vuole te, no? Citazione di una canzone di Battiato, perché per chi non lo sapesse. E quindi comunque desiderando che nella carne ci sia quella trasfigurazione, non fuggendola, no? Perché molte volte poi, ecco, io quello intuivo in Battiato, che mi dava un po' fastidio, questo platonismo, questo aver paura della carne, perché sì, è una tentazione, una cosa che ti, no, schiavo delle tentazioni, e quindi non mi spinge solo ad essere migliore con più volontà, alla fine, sì, voglio fare, ecco, una risata su dissacrare un po', che è un po' il mio mestiere principale, la cura. Si vede che Battiato non vive un'esperienza d'amore, quella lì, quotidiana. Perché se tu a una donna dici io ti salvo, che sono cose bellissime, ma infatti tutte le donne si esaltano per questa canzone, se la fanno cantare al matrimonio. Però poi prova a stare addosso a una donna, ti salverò, ti toglierò ogni malinconia, tutte le malattie. Che le donne dicono scin ma quel, così. No, è così, perché... È tornata la napoletanità di Gianni Aversano, ragazzi. No, perché l'amore heideggerianamente è prendere cura, ma facendo vivere una vita autentica all'altro, non invece togliendogli tutti gli impedimenti. Non ti riconoscevo, dice famma gamba, famma, no, scinna ma guol, no, gamba. Dice amami, ma moderatamente. Famma gamba. Sì, no, c'è, dico questa cosa, c'era anche Nathalie, che è una cantante, che ha cantato una canzone insieme con Battiato prima ai suoi concerti, che ho intervistato, che mi diceva: quando sono stato a casa di Battiato era premuroso all'estremo, no? Hai bisogno di questo, hai bisogno di quest'altro, proprio dalla cura, cioè nel senso, lui si prendeva cura delle persone, ma completamente. Se arrivava un vegetariano a casa sua, e lui era vegetariano, diceva: finalmente, ecco, posso prendermi cura di te, no? E in effetti questo non è in una relazione, io sono sposato, ho due figli, e in una relazione di cura familiare in effetti non si utilizzano queste parole, in effetti. Ma dobbiamo tenere presente che c'è gran parte dell'umanità che vive per esempio il buddismo e lo vive bene, quindi cercando di allontanarsi dalle passioni, quindi c'è una verità in questo. Noi abbiamo una visione occidentale, segnata anche cristianamente, dove c'è una fisicità della relazione e dove la famiglia sta alla base anche della società. E dove qualche volta ci dobbiamo arrendere. E quindi che facciamo quando ci arrendiamo? Alziamo. Alziamo. Una cosa popolare, via così. Via. Scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il Denaro. A guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumi e deodoranti, siete come sabbie mobili, tirate giù. Carisma e sintomatico mistero, com'è difficile restare padre.
tante squallide figure che attraversano il paese come misera la vita negli abusi di potere. Sul ponte svelto la bandiera bianca, sul ponte svelto la bandiera bianca, sul ponte svelto la bandiera bianca, sul ponte svelto la bandiera. Preferisco l'insalata a Vivaldi, l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi e indifferenti mentre tutto intorno fanno rumore. In quest'epoca di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore. Del centro quante stupide galline che si azzuffano per niente, minima immoralia, minima immoralia, e sommersi soprattutto da immondizie musicali. Sul ponte svento la bandiera bianca, sul ponte svento la bandiera bianca, sul ponte svento la bandiera bianca, sul ponte svento. Che la ricerca di un rinnovamento esistenziale, anche questa, no, professor Ripa? Sì, io, visto che mi è stato detto che non abbiamo tantissimo tempo, io direi di fare così. Per chi è interessato a questa canzone, descritta nel dettaglio, pagina 237. mentre... No, veramente, compratelo questo libro. Io l'ho meditato... No, ma non... Mi ha accompagnato gli ultimi 15 giorni. E mi ha dato proprio lo spunto per tantissime cose, perché è una miniera incredibile. Poi con l'umiltà grande, il professore cita tanti altri, quindi libri, non è che sta lì a dire io so solo... quindi mette proprio il meglio di tutto un percorso che è bellissimo, poi fa una ridere tanto. È una bibliografia grande su Battiato, sì, però questo in particolare è un libro unico e nel suo genere, come Battiato per gli autori e questo libro per tutti i libri che hanno scritto di Battiato. Prego, su questa grazie, canzone c'è grazie comunque, di... io mi commuovo per queste cose. È venuto da Milano apposta per questo. Sono venuto apposta, certo. Una cosa che invece, canzone, se poi volete dei fermarvi qui, perché Gianni si... Sì, tutta la notte le lasciamo qui a Villa. No, veramente, questo nel caso, per esempio, ci sono alcune canzoni che... Va bene. E invece quest'ultima canzone che dà il titolo al libro, La stagione dell'amore, quest'ultima canzone la volevo introdurre innanzitutto dicendo una cosa, un episodio che è questo. Battiato a un certo punto pensa di essere, come dire, ormai abbastanza battiato, ecco, no? Cioè, nel senso, un personaggio conosciuto e via dicendo, ce l'ha un po' con la chiesa istituzionale, non con i santi, anzi, dei santi è particolarmente devoto. Diciamo che è accaduto per il Papa, no? Quindi... Sì. E a un certo punto Giovanni Paolo II, siamo nell'89, prima della caduta del muro di Berlino, Giovanni Paolo II lo invita a cantare in Vaticano. E in un primo momento Battiato pensa ad uno scherzo, perché lui ama scherzare, ma anche quelli che gli sono intorno ogni tanto scherzano, dicono delle cose, battute e via dicendo. E c'è un
discografico della EMI che si chiama Michele di Lernia. Io l'ho sentito parlare, parla proprio in romanesco, proprio vero, e gli dice al telefono: abbattiate voler papa, no? E lui pensa ad uno scherzo, poi invece comprende che è una cosa seria, tutti gli dicono: ma come, dal papa? No, dal papa non puoi andare, tu sei battiato. E lui dice: no, che è un capo di stato, qualsiasi capo di stato io vado e canto delle canzoni, no? Lo fa proprio con una certa, non dico arroganza, ma quasi. Si mette lì a cantare e canta Fisionomica, Nomadi, e Ti vengo a cercare e Oceano di silenzio. E c'è Destrieri che suona le tastiere, Belloni alla chitarra e via dicendo. E poi ci sono una cinquantina di archi guidati da Giusto Pio. 18 marzo 1989. Battiato è tutto vestito di nero, è ieratico, è di fronte a quasi 10.000 giovani che sono presenti in Sala Nervi, che cantano le canzoni di Battiato con dei ramoscelli d'ulivo. A un certo punto c'è Giovanni Paolo II, che era giovane. Io non so se qualcuno ha in mente Giovanni Paolo II da giovane, ma era una potenza, era una forza. Lui ha cambiato veramente il mondo, ha battuto lui il muro di Berlino, ha battuto est-ovest, è stata una cosa grandiosa, no? Da giovane, sciatore, nuotatore, dovete immaginarvelo così, poeta, attore, era con questo libretto con le canzoni di Battiato, lo ascoltava intensamente, vi ricordo che è anche santo, Giovanni Paolo II, lo ascoltava intensamente. A un certo punto Battiato, mentre sta cantando E ti vengo a cercare, si commuove dentro, sente questa energia pazzesca e si ferma. Il Papa, che aveva il libretto della canzone con le parole e via dicendo, si accorge dell'emozione di Battiato, che sente questa energia dei giovani, del Papa, di quel momento lì particolare, lui che pensava di essere chissà chi, no? Il Papa scende, si alza dalla sua sedia, scende, va incontro, contro ogni protocollo, a Battiato e gli dà la mano e lo guarda negli occhi, cosa che Giovanni Paolo II tendenzialmente non faceva. Dava la mano, ma intanto era già oltre, no? È un momento di energia pazzesca. Ecco, noi dobbiamo immaginarci quest'uomo, Franco Battiato, che ha vissuto fino in fondo la sua stagione della vita, e l'ha vissuta come stagione dell'amore, che è la canzone che ascoltiamo adesso in conclusione. Sconvigge anche le interferenze sonore stasera, particolarmente fastidiose. Ha perso un foglio da sé. Questo è un altro refrain famoso che potete fare, un po' più articolato, però proviamo. Ti farà pulsare.
vincere le scommesse, questa volta quanto durerà? Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà. Dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute d'occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Versano, il nostro signore permanente di stasera. Non è un caso che questo è il titolo Ragione dell'amore. Lei alla fine dice non un santo, ci mancherebbe, Battiato, ma un signore d'altri tempi che ha permesso di permette, ecco, di rendere agevole questo mondo in qualche modo. È stato un personaggio comunque che ha fatto parlare di sé in maniera atipica. Sì, devo proprio ammettere che mi ha dato tantissimo Franco Battiato. Alla fine di questo anno di ricerca ho scoperto tante cose, mi sono portato anch'io con lui nella mistica sufi, mi sono portato anch'io con lui nel buddismo tibetano. Devo anche ammettere che la sua riscoperta nella parte finale della sua vita della religione di sua mamma, cioè del cristianesimo, è qualcosa di poco conosciuto, perché lui ha voluto tenere per sé questa cosa molto intima. Però è anche un consiglio che do a tutti quanti: sì, viaggiamo, andiamo in giro, ma poi alla fin fine la nostra terra, la nostra religione, la nostra tradizione, i nostri affetti, la nostra famiglia è la cosa più importante. E Franco Battiato questa cosa l'ha capita, l'ha sentita e ha vissuto gli ultimi anni della sua vita pacificato. Dopo quel momento terribile a New York, ha ritrovato la serenità in Sicilia e l'ha ritrovata nel silenzio, nella pittura, nelle amicizie, negli incontri, nelle collaborazioni con i familiari. Quindi, se vogliamo proprio un messaggio di Franco Battiato, non è tanto l'esoterismo, ma è proprio l'amicizia e l'amore quotidiano con le persone che ci stanno accanto. Proprio come stasera, è stata una serata meravigliosa per l'amore che date noi a voi. Vedete una cosa però, se ne stiamo andando, è stata una serata anche particolare, alternando della musica eccetera, ma Gianni Avessano lo congediamo così, io gli facciamo fare un ultimo pezzo anche a lui, l'ultimo pezzo vogliamo fare qualcosa di più. C'era il pezzo che il messicano, no? Il messicano facciamo quella lì, dai. L'origine di questa canzone spiega. È del 54 di un certo Mendez messicano, non so chi ha visto Stai facendo squillare pure le sirene. Ma, no, il film di Almodovar, non mi ricordo il titolo, proprio, dove c'è Caetano Veloso che la canta. No, vi accenno solo e poi dopo. Thank you.
di religione. Per carnevale suonavo sopra i carri in maschera, avevo già la luna e un anno nel leone. Il mare nel cassetto, le mille bolle tu, da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio e il mondo è blu. Mio diva dei pelle rossa americani, le geste erotiche di suo pelle di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba ancora suoi eletti, non la faccio più. Una serata su Battiato e arriva un signore molto elegante, distinto, e mi dice no, io Battiato l'ho conosciuto, anche se devo ammettere ho lavorato per 30 anni con Lucio Dalla e dovrebbe fare qualcosa su Lucio Dalla, mi dice. E sono rimasto un po' colpito e faccio sì, ma cosa faccio io su Lucio Dalla? Le canzoni mi piacciono tantissimo, ma sapevo che è un cristiano anche fervente. E lui mi dice no, perché Lucio Dalla, glielo posso assicurare, è un profeta. E mi ha colpito questa cosa, ho detto ma sì, facciamo un libro su Lucio Dalla che l'anno prossimo presenterò qui, ma sì, è la promessa. Sì, con Gianni Aversano tutti gli avventori di Lucio Dalla, che te la senti? Va bene così, va bene. E voi tutti ad uno l'anno prossimo qui con Brescu Michele e le sue riprese. Ok, grazie, buonanotte. Ovviamente l'autografo ci sta. Ti proteggerò nelle paure delle pomodrie, nei turbamenti che da oggi incontrerai nella tua via, nell'ingiustizia, nell'inganno del tuo tempo. Non passare davanti per favore. Dai fallimenti che per fortuna normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Veramente improcedibile, e sei stato fantastico. Professore, non è un caso che questa è il titolo Ragione dell'amore? Lei alla fine dice non un santo, ci mancherebbe, Battiato, ma un signore d'altri tempi che ha permesso di permette, ecco, di rendere agevole questo mondo in qualche modo. È stato un personaggio comunque che ha fatto parlare di sé in maniera atipica. Sì, devo proprio ammettere che mi ha dato tantissimo Franco Battiato. Alla fine di questo anno di ricerca ho scoperto tante cose, mi sono portato anch'io con lui nella mistica sufi, mi sono portato anch'io con lui nel buddismo tibetano.
devo anche ammettere che la sua riscoperta nella parte finale della sua vita della religione di sua mamma, cioè del cristianesimo, è qualcosa di poco conosciuto, perché lui ha voluto tenere per sé questa cosa molto intima. Però è anche un consiglio che do a tutti quanti: sì, viaggiamo, andiamo in giro, ma poi alla fin fine la nostra terra, la nostra religione, la nostra tradizione, i nostri affetti, la nostra famiglia è la cosa più importante. E Franco Battiato questa cosa l'ha capita, l'ha sentita e ha vissuto gli ultimi anni della sua vita pacificato. Dopo quel momento terribile a New York, ha ritrovato la serenità in Sicilia e l'ha ritrovata nel silenzio, nella pittura, nelle amicizie, negli incontri, nelle collaborazioni con i familiari. Quindi, se vogliamo proprio un messaggio di Franco Battiato, non è tanto l'esoterismo, ma è proprio l'amicizia e l'amore quotidiano con le persone che ci stanno accanto. Proprio come stasera, è stata una serata meravigliosa per l'amore che date noi a voi. Vedete una cosa però, se ne stiamo andando, è stata una serata anche particolare, alternando della musica, eccetera, ma Gianni Avestano lo congediamo così, io gli facciamo fare un ultimo pezzo anche a lui. L'ultimo pezzo, vogliamo fare qualcosa di più. C'era il pezzo che il messicano, no? Il messicano, che è quel cucurucurucu, facciamo quella lì, dai, forza.